appunto la disponibilità dei dati è sicuramente una grande ricchezza e una grande ricchezza insieme, no? Mentre parlavate, mi veniva in mente che ogni qualvolta il telefonino mi chiede posso accedere alla tua posizione, quello è esatto che interessa moltissimo l'autorità di trasporti, perché la posizione poi sta dietro a uno spostamento, se vogliamo. E devo dire che ci sono anche, secondo me, esempi virtuosi come utilizzato a beneficio di chi poi deve pianificare e sicuramente in questo senso l'autorità nella propria regolazione, sia sulle condizioni di qualità che in tema di bandi di gara e quant'altro pone sempre particolare attenzione a far sì che gli affidanti che poi devono pianificare i trasporti pubblici pianifichino l'accesso al dato. Sono proprio stati regolati è proprio stata regolata la predisposizione di piani di accesso al dato, ovvero sia occorre far sì che i dati delle strade di trasporto, i dati dell'ente affidante e altri dati che eventualmente pervengono siano centralizzati e condivisi a reti pubblici affinché possano essere effettuate le migliori pianificazioni e perché comunque ci possa essere anche una possibilità per i nuovi entranti di partecipare alle gare tramite la disponibilità di queste informazioni e quant'altro. E quindi sicuramente questa è un'attenzione che si pone sempre. Mi veniva in mente ad esempio per questa app che e ci dice in qualche modo se si va a vedere come quest'app interagisce effettivamente sta sul sito delle aziende di trasporto che ci dicono che si tratta di informazioni condivise, quindi grazie, cioè l'app è alimentata dalle informazioni fornite dalle imprese di trasporto stesse ma anche dalle informazioni che gli utenti via via forniscono all'app e vi rimando all'impresa del trasporto sulla circolazione, su quelle che sono i tempi di attesa. Quindi addirittura c'è scritto quanto aspetta un utente della città, il comune di Torino, il tram 4, e quindi questa è una serie, sicuramente una fonte molto importante. Attenzione certamente a far sì che il dato dove serve a migliorare il benessere dei cittadini sia invece incamerato e non restituito da chi invece se ne serve magari per insomma che rimanga comunque un patrimonio pubblico. In questo senso il tema delle piattaforme nel mondo dei trasporti si lega tantissimo al tema della mobilità integrata, della mobilità multimodale, quindi da porta a porta. È chiaro che tutti noi vorremmo poter programmare il nostro spostamento da un punto di partenza a un punto di arrivo senza soluzioni di continuità e magari utilizzando lo stesso strumento. Ebbene, ci sono stati dei tentativi da parte di gruppi verticalmente integrati che già possiedono degli asset di infrastrutture di trasporto di creare queste applicazioni che consentono la pianificazione ma anche la comparazione dei prezzi, no? All'interno di un motore di ricerca. Voglio viaggiare da Firenze a Bologna, da casa mia al punto dove devo arrivare e quella dovrebbe garantirmi di avere il tragitto già pianificato e anche di acquistare magari i biglietti. E c'è una serie di norme europee che prescrivono la
la messa in comune delle informazioni, i cosiddetti sistemi integrati di informazioni e di biglietteria elettronica. Devo dire che queste piattaforme per il momento almeno in Italia non stanno avendo un particolare successo, o magari sono tutte, ce ne sono diverse, e devo dire che qualche volta esiste la possibilità con diversi strumenti di questo tipo, ma evidentemente, ripeto, sono poco conosciuti, e in più si perde chi sono questi gestori di piattaforma, c'è il tema dei soggetti, come li andiamo a identificare e come li andiamo a regolare, sono effettivamente gestori di servizi di trasporto o sono meri intermediari? E quindi soccorre la dove la Corte di Giustizia ha individuato alcuni parametri per dire si va bene, questo soggetto non è più soltanto un intermediario, ma è un vero e proprio operatore dei servizi di trasporto, perché non solo ti dà delle informazioni, raccoglie delle informazioni, mette in contatto, ma crea proprio una nuova forma di svolgimento del servizio. E questa è appunto la cosa più difficile, è ricondurre i nuovi soggetti ai soggetti che sono attualmente menzionati nella regolamentazione europea nazionale e poterli andare così a regolare. Quindi c'è tutto un problema di categoria di diritti. Devo dire che la fila di passeggeri in questo momento, e vado a chiudere, che in questo momento in Europa non è particolarmente avanzata, perché ci sono delle discipline. Quattro delle discipline sono disomogenee tra loro anche quando non ce ne sarebbe bisogno e non prendono quasi mai in considerazione queste nuove figure. Perciò bisognerà ricorrere alle regolamentazioni orizzontali piuttosto che, per via interpretativa, andare a identificare questi soggetti riportandoli all'albero delle regole attuali, cosa che non è sempre semplice, e infatti in ogni sede europea piuttosto che nazionale come autorità si cerca di ribadire che occorre assolutamente fare un passo in avanti per modernizzare questa regolamentazione. Grazie, dottoressa Gallo.